Dottore, da 5 mesi occupa il ruolo di primario di questo reparto. Proviamo a fare un primo bilancio di questa fase iniziale. Sì, diciamo sono 5 mesi fa, come dice, arrivato qui e ho vinto questo incarico all'ospedale Muri di Fermo, che è poi anche casa mia, nel senso che io sono nel 1971 nato a Porto San Giorgio, quindi sono proprio locale, sebbene per anni sia stato fuori dalla regione, dalla zona, perché mi sono formato molto all'estero, oltre che in altri centri universitari italiani. La mia ultima destinazione era l'ospedale di Rimini, in Emilia-Romagna, in un sistema organizzativo, insomma, che era molto, diciamo, vantaggioso a favore dell'utenza, ma anche come in termini di organizzazione, quindi ho appreso molto da quel sistema. E in più la mia formazione inizia come traumatologo puro, nel senso che mi sono sempre dedicato, crescendo a Roma, con il professor Raschi, di cui sono un fiero allievo, e mi sono sempre dedicato ai traumi della strada, precipitati. Quindi secondo me nell'ortopedia quello che occorre sottolineare è che la traumatologia è fondamentale per la formazione di un ortopedico, perché nel momento in cui si vuole accedere all'altro tipo di chirurgia che non sia la traumatologia, se non hai una base traumatologica fai molto fatica nel momento in cui hai delle complicanze che intercorrono. Quindi il mio iter formativo ha avuto una prima fase traumatologica e poi si è indirizzato, diciamo, verso ulteriori segmenti ossi e osteoarticolari, e in particolare mi occupo a 360 gradi dell'anca, che è sempre stato il mio cavallo di battaglia, sin dalla patologia del bambino, del neonato, fino ad arrivare alla degenerativa, all'artrosi dell'anziano, passando per tutte le fasi intermedie dell'artrosi giovanile, della degenerazione artrosica post-traumatica, della degenerazione su base displasica e anche subdisplasica. E questo è un elemento sul quale sta puntando molto. Sì, in realtà sono capace di fare tipo di chirurgia mini-invasiva sull'anca, che vale a dire, diciamo, mettere delle protesi d'anca in mini-invasiva, utilizzando un accesso anteriore che di solito ha una cicatrice di una lunghezza che può variare dai 7 cm fino ai 12 in base alla grandezza del soggetto. Ma al di là della piccolezza o grandezza della ferita chirurgica, diciamo, la cosa importante è che questo accesso non ti fa toccare i piani muscolari, quindi divarichi i muscoli, sei subito sopra l'articolazione, riesci a impiantare la tua protesi, e quindi come vantaggio hai che c'è una riduzione netta dei sanguinamenti, ma soprattutto un recupero funzionale migliore, più veloce, perché il paziente, una volta eseguito l'intervento, un paio di giorni dopo è già capace di mettersi in piedi, ha una sensazione, una propriocezione dell'anca incredibile, perché non avendo tagliato muscoli o tendini è come se riavesse già la sua articolazione in funzione. E quindi è un bel vantaggio. Ed è una tecnica che può essere utilizzata nell'anziano sicuramente, ma anche nel giovane, proprio perché ad alta richiesta funzionale, oggi abbiamo sempre più degenerazione artrosica, mi viene in mente il calciatore che ha avuto una carriera abbastanza, diciamo, abbastanza strong, Usurante. che ha usurato la sua anca, che arriva ad avere 35, 40, 45 anni, che ha appunto un'artrosi degenerativa che gli dà dolore, rigidità, vuol tornare a essere performante anche per continuare a fare attività sportive. Con questo via d'accesso, posizionando determinati tipi di protesi con dei materiali opportuni, si può tornare, insomma, a fare anche attività sportiva. Ovviamente senza esagerare, io ho pazienti giovani che ho operato con le dovute raccomandazioni, che poi mi mandano indietro video di quando giocano a tennis, piuttosto che, insomma, mi arrabbio perché dico: non te l'ho messa a giocare a tennis, ma piuttosto che fare corsa, nuoto, bicicletta, e quindi, insomma. Però è indicativo del fatto che è una tecnica che funziona, insomma, perché ti ridà. Questo ci fa arrivare a un punto, diciamo, che caratterizza un po' tutte le attività all'interno della struttura ospedaliera, cioè il vecchio fronte, la vecchia visione, no, della medicina con le nuove opportunità date da materiali, tecniche, Esatto, strumentazioni. è fondamentale. Venendo qui ho cercato di apportare tutto il mio know-how per cercare di intanto distribuire, diciamo, le competenze tra i miei vari, nella mia equipe. Siamo un'equipe, dovremmo essere 11 ortopedici più me, al momento siamo solamente in 8, sto aspettando di cercare di avere altro personale. La strategia è quella di far occupare ogni ortopedico di un segmento in particolare, ed è uno dei miei progetti, sarà quello di sviluppare degli ambulatori dedicati, che
che so, il lunedì ambulatorio della mano, martedì ambulatorio spalla, mercoledì ambulatorio del ginocchio. Ecco, in modo che una volta che il paziente arriva a visita trova sempre lo stesso medico, che è quello che si occupa di quel segmento, poi noi collegialmente rivediamo i casi e decidiamo qual è l'iter terapeutico o chirurgico più corretto da attuare. Sotto certi punti di vista ha già accennato a quelle che sono le esigenze, no, del reparto. Da un punto di vista di prospettiva, di azioni già in cantiere o che vorrebbe attivare, che cosa c'è? Allora, prima di rispondere a questo bisogna analizzare che tipo di popolazione abbiamo, perché è fondamentale per attivare delle strategie quando sei a capo di un reparto di ortopedia. Primo, Fermo è l'unico ospedale della sua provincia, non è paragonabile alle altre province in cui, non so, Ascoli, San Benedetto, Macerata, Civitanova hanno i loro doppioni, quindi già il carico di lavoro è più distribuito. Noi qui raccogliamo dai Sibillini fino alla costa, ed è l'unico centro dove fai ortopedia. È un bel reparto, abbiamo 34 posti letto, abbiamo un'alta capacità, con tutte le problematiche che oggi ci sono in Italia e nelle Marche in particolar modo, legati a strategie di risparmio, budget limitati, carenze economiche, ma insomma questo ormai diciamo che fa parte del sistemico nel nostro paese. Quindi devi fare i conti con quanto hai a disposizione come risorse e quanto tu puoi erogare. Secondariamente bisogna tener conto della tipologia di popolazione che abbiamo qui nelle Marche, una popolazione molto in là con l'età, è una delle Marche con il grado di longevità maggiore, e per cui ci troviamo ad operare parecchi pazienti anziani, ma anziani non intendo, facendo anche un confronto con le regioni in cui ho lavorato in Italia, se da altre parti 85enne è già un grande anziano, l'85enne che ho visto qui in questi pochi mesi è uno che sta bene, quindi per noi il grande anziano è il 90, 92, 93 e operiamo gente di 92, 93 anni. Non è accanimento, ma è gente che magari era in piedi, camminava, faceva la sua vita in casa, eccetera, quindi è giusto dargli una chance per non abbandonarli, insomma, a morire nei letti in buona sostanza. Quindi, detto questo, fatta questa fotografia, bisogna che la mia equip sia esperta nel trattamento del trauma, chiunque esso sia, chiunque è di guardia, chiunque è qui presente deve saper affrontare un trauma come quello che vedete nei tabelloni che sono qui dietro, cioè deve saper porre un fissatore esterno in urgenza, deve affrontare un trauma, deve stabilizzare una frattura, deve seguire un'ostosintesi corretta di una frattura articolare, questa è la base. Dopodiché ad ognuno è stato affidato un segmento osteoarticolare, diventerà l'esperto in quella materia e faremo degli ambulatori dedicati in modo da dare una risposta per quanto possibile all'utenza. È un'equipe giovane, perché considerate che io ho 47 anni, sono tutti intorno ai 38, 39, 40 anni al massimo i miei collaboratori. C'è stato un po' un ricambio generazionale, alcuni sono andati via e adesso c'è un po' una nuova versione dell'ortopedia